stamattina qui allo Zen sono state tratte in arresto 8 persone all'esito di un'indagine che è stata svolta fin dall'inizio del 2020 dalla stazione di San Filipponi sullo spaccio di sostanze stupefacenti. L'importanza dell'operazione ovviamente è data oltre che dalle risultanze investigative, soprattutto perché si affianca all'opera di divulgazione della cultura della legalità che i militari della stazione di San Filippo Neri portano avanti di concerto con le associazioni e le realtà positive del territorio. I soggetti interessati alle ordinanze eseguite questa notte erano soggetti degli abitanti del quartiere, residenti del quartiere, che comunque effettuavano un'attività di acquisto di droga in Spagna. Loro avevano un contatto in Spagna, tramite questo contatto, il quale inviavano dei soldi, loro preventivamente si recavano sul posto, assaggiavano la droga, la provavano, vedevano la qualità, gli lasciavano i soldi e poi dopo questi contatti sul posto provvedevano a incartare e trasmettere i pacchi. Periodicamente si recavano in Spagna con un aereo dove andavano materialmente ad acquistare la sostanza stupefacente che poi avrebbero potuto far arrivare in Italia per il tramite di corrieri. La nostra attività è stata quella, prima di tutto, di intercettare e di comprendere i tempi in cui loro si recavano presso il paese straniero e poi di cercare di intercettare, come così è successo nell'arco del periodo in cui abbiamo fatto e effettuato l'attività di indagine, i pacchi che provenivano dalla Spagna, li facevano pervenire a indirizzi fittizi e a nominativi fittizi. Loro chiamavano materialmente il corriere e gli chiedevano in pratica dove e quando veniva consegnato il pacco indirizzato a un determinato nome che loro praticamente avevano concordato con chi inviava il pacco dalla Spagna, di fittizio ovviamente, di poterlo trasmettere qui in città. In pratica il volume di affari è stato, nei mesi in cui abbiamo fatto la fila, è stato di circa 650 euro. La droga arrivava a panetti da 100 grammi e veniva rivenduta sia al dettaglio a chi praticamente acquistava quotidianamente le dosi, ma anche veniva venduta all'ingrosso ai pusher che poi a loro volta l'avrebbero rivenduta ad un prezzo maggiorato agli utenti. Abbiamo iniziato ai primi di gennaio del 2020 ed è stata terminata poco dopo l'inizio del lockdown, perché ovviamente il lockdown ha fermato anche la possibilità di poter andare in Spagna. Dopodiché la nostra attività è continuata solamente su quello residuale dei pacchi che provenivano perché acquistati in periodi precedenti al lockdown. L'attività fatta prevalentemente da militari della stazione San Filippo Neri, in quanto tra le altre cose i soggetti erano a noi noti perché già precedentemente interessati da attività di indagine o attività quotidiane di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.